Ci prepariamo insieme per andare, cioè io vado al lavoro in ufficio. Sarà un make up super easy, però ogni tanto mi piace fare questi video. Inizio dal correttore come sempre, quello per andare a correggere le occhiaie, e in questo periodo sto utilizzando questo qui di Nabla che adoro nella colorazione Light Peach, che è appunto un po' pescato e va benissimo per le occhiaie mia che è tendente, come vedete, al bluastro. Questo si stende tra l'altro facilmente e la utilizzo anche per coprire queste lunettine. Poi lo sfumo un po' perché sennò resta macchie, ovviamente. E poi vado a mettere questo correttore di NYX che sto usando da un bel po', mi piace, che è il Can't Stop Won't Stop. Ne avevo sentito parlare molto bene, per quello l'avevo comprato. La colorazione è la Light Ivory, che forse è un po' chiara per me, però va bene. E vado a metterlo anche qua. Io non so voi, ma io sono sempre in ritardo. Non lo so, è una cosa mia cronica, credo. Cioè, anche se mi alzo tantissimo prima, perché io mi alzo veramente tanto prima per andare a lavoro e non ce l'ho lontano, non riesco mai a essere puntuale. C'è sempre qualcosa che accade e che mi fa perdere tempo. Quindi non so se sono io o boh, però sono sempre in ritardo. Infatti io arrivo sempre proprio tirata. Come vedete, questo correttore copre parecchio. E illumina molto, infatti mi piace parecchio, vedete qui questa zona. Ok, passiamo al fondotinta. Fondotinta vado con questo di Nabla perché la BB crema mi è terminata. Anzi, consigliatemene una perché non so quale prendere. Io ho terminato questa qui, che la vedrete nei prodotti finiti di Garnier, però non è che mi è piaciuta molto perché la formulazione è questa nuova per pelli grasse, in realtà non mi piace, cioè è molto oleosa. Come cipria vado ad utilizzare questa che la sto terminando di NYX, sempre della stessa linea del correttore, che non è male, mi è piaciuta abbastanza, però non è, diciamo, non la trovo ideale per la mia pelle, infatti la sto cercando di utilizzare per finirla perché forse occludo un po' troppi pori. Vedete? Opacizza benissimo e poi c'ha l'effetto HD. Unica cosa, ripeto, che secondo me occlude un po' troppi pori e soprattutto non ha una durata tipo la mia solita di Nabla o quella che uso di solito dell'HD di NYX. Cioè dopo un po' purtroppo cede. Poi per mia fortuna io sono una che fa molta skincare, quindi comunque i pori occlusi alla fine non mi durano perché io faccio comunque, come sapete, tante maschere durante la settimana. Mi curo parecchio la pelle, però diciamo che secondo me, non so, la vedo così sulla mia pelle, poi magari su altre pelli no, però principalmente il fatto che non abbia una durata eccezionale e io ho una pelle molto mista, grassa, me la fa piacere e non. Poi andiamo a fare le sopracciglia, i soliti due prodottini. Prima le pettino perché così almeno eliminiamo l'eccesso di fondo, perché sennò io pulisco sempre i pennelli mentre li uso, poi ovvio durante la settimana magari faccio una pulizia profonda con il sapone di Marsiglia eccetera, poi se volete vedere come li pulisco vi faccio il video perché l'avevo fatto tantissimo tempo fa su YouTube, forse sul vecchio canale. Allora vado a usare questa qui che è la NYX Lift & Snatch, una delle mie preferite, anche perché è molto veloce e duratura, ha un bel colore, un bel tratto, vedete?
Quindi fatemi sapere se volete il video dei pennelli, del lavaggio dei pennelli, perché sarebbe carino, io non lo faccio da tantissimo e almeno colgo l'occasione anche per lavarli. No, a parte gli scherzi, io diciamo che una volta a settimana faccio il lavaggio grosso dei pennelli, quindi faccio questo lavaggio un po' particolare con il sapone di Marsiglia. Bellissimo di Kiko, che è un colore veramente natural, bellissimo, che è lo 06. Non faccio shopping da Kiko da tantissimo, quindi questa cosa devo assolutamente andare a farmi un giretto, perché ci sono sempre cose tanto carine. Molto bonmin. Infatti mi piace tantissimo questo. Come illuminante vado a mettere il solito di Nabla, che adoro, che è lo Zon. Io ne ho tanti illuminanti, però questo qui, come vedete, ha il buco, cioè perché mi piace molto. Vedete perché? È bellissimo. Sulle labbra applico questo prodotto di Maybelline nella colorazione 20 Koi, che è carinissima. Di questi io ho fatto la recensione, sono a lunga tenuta effetto lucido con acido ialuronico. Ed eccomi qua. Grazie per avermi seguita. Ciao!